Ciao, benvenuti. Andiamo a rispondere alla domanda: mi nasconde qualcosa? Benvenuti come sempre e andiamo subito a mescolare le nostre carte e a cercare di capire che tipo di messaggio vogliono appunto darci oggi riguardo a questa persona. Vediamo se questa persona ti nasconde qualcosa. Come sempre ti suggerisco di focalizzare il tuo pensiero sulla persona che ti sta a cuore e di non incrociare le gambe per fare in modo di lasciar fluire liberamente le energie. Ma non indugiamo oltre, tagliamo il nostro mazzo e andiamo a rispondere a questa domanda. Vediamo un attimino se è una persona che ti nasconde qualcosa o se è una persona estremamente, estremamente limpida. Vediamo un attimino che cosa ci suggeriscono le carte. Allora, diciamo che i tuoi timori non sono proprio infondati, ok? Quindi sicuramente c'è qualcosa che questa persona ti nasconde o comunque tende un attimino a tenere per sé, diciamo così, ecco. In primis, quello che mi esce dalle carte sono le sue paure. Quindi è sicuramente una persona che nel passato ha vissuto delle situazioni, vorrei dire, piuttosto sgradevoli, ok? Che l'hanno sicuramente cambiato proprio a livello, diciamo così, a livello caratteriale, ecco, e che hanno reso questa persona un pochettino più ermetica e un pochettino, devo dire, anche come dire, che una persona che prima di lasciarsi andare completamente, ce ne vuole. Quindi il primo consiglio che ti danno le carte è proprio di armarti di pazienza, ok? Quindi tu un pochino hai imparato a conoscerlo, anche se non completamente, perché ti ripeto, ci sono delle zone d'ombra, ok, su questa persona, ma sono più che altro le sue paure, ok, che fanno sì che si crei queste zone d'ombra. Quindi diciamo che la risposta in sé per sé sarebbe no, quindi non ti nasconde nulla di importante, quindi non è una persona che ti sta ingannando. C'è però in lui o in lei una zona d'ombra, una zona buia, una zona diciamo così un pochettino insondabile, ok? E questo potrebbe farti pensare al fatto che ti nasconda qualcosa magari di sgradevole o di importante. In realtà non è così, è una componente proprio caratteriale di questa persona dovuta, come ti dicevo prima, a esperienze pregresse che l'hanno segnata, ok? Ecco, anche per oggi è tutto. Io spero che questa stesa ti sia stata in qualche modo utile e ti do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!